Grande risultato che aspettavamo ormai da 16 anni, il finanziamento del 2003 si era in qualche maniera impantanato nei meandri della burocrazia regionale, grazie a questo governo, grazie all'impegno del sottosegretario D'Annunzio che congiuntamente agli uffici della Ruzzo Reti e a quelli dell'ERSI sono riusciti finalmente a dare il via ad un progetto che aspettavamo da tanto tempo e che darà soluzioni alle crisi idriche costanti che si verificano nella zona della Vibrata e quindi saranno circa dai 100 ai 200 litri d'acqua al secondo in più che andranno ad eliminare completamente quelli che sono i problemi di carenza idrica che si verificano a causa della siccità in estate e del gelo in inverno. Il progetto dovrà arrivare a compimento e arriverà a compimento entro il 2021, quindi meno di 2 anni. Siamo riusciti a sbloccare dei fondi che erano fermi da anni e anni e daremo il via a un'importante iniziativa, quindi alla captazione delle acque che potrà permettere alla Val Vibrata soprattutto e di riflesso anche alle altre zone di non avere più i problemi di siccità che abbiamo avuto nel corso degli anni. Per esempio durante l'estate che cosa accadeva? Che la Ruzzo Reti era costretta a dirottare delle risorse d'acqua sulla Val Vibrata che andava in sofferenza a scapito di altre zone. Con questo intervento la Val Vibrata avrà una linea autonoma, quindi sarà sempre alimentata e le altre zone non avranno più questi problemi. In più daremo un supporto molto forte a tutte le attività turistiche che in questo periodo lungo la costa della provincia di Teramo sono numerose e vanno in sofferenza.